Allora, cari amici, anche quest'anno è andata, l'auditorium si è svuotato, io ho avuto la mia grande soddisfazione di vedere davanti volti giovani, sorridenti, speranzosi, ma anche molto determinati. Ho conosciuto altri 4 ricercatori, in totale in 4 anni siamo arrivati a 16, 16 cervelli che non abbiamo fatto scappare, anzi che siamo riusciti a trattenere in Italia. E anche quando sono andati all'estero sono tornati, vuol dire che qui in Humanitas si sono trovati bene. Una precisazione che ho fatto durante la conferenza di assegnazione delle borse di studio è che su 16 sono 10 donne e 6 uomini, quindi noi altro che quota rosa l'abbiamo ampiamente superata, e questo è un motivo di soddisfazione in più. L'andare in giro e sentirmi dire da quelli che hanno frequentato questi corridoi, questi laboratori, queste corsie, complimenti, lei ha messo la faccia per l'Humanitas e all'Humanitas ho trovato brave persone, ecco, buone cure, brave persone, per me è una soddisfazione personale enorme, per cui hanno passato tutta la mattinata a ringraziarmi, ma ancora una volta devo dire che sono io a ringraziare Humanitas per questa opportunità che mi dà e a ringraziare voi per la pazienza che avete avuto nel guardarci e nell'ascoltarci. C'è una novità, quest'anno hanno azzeccato la misura della maglietta, l'hanno fatta extra extra large, e quindi finalmente anch'io quando vado nell'orto ho la mia maglietta verde Humanitas, verde che è anche speranza. La speranza è che quello che abbiamo fatto oggi sia un piccolo gesto, ma che possa servire a tanti. Grazie e al prossimo anno.